16 aprile. Anche il passero si trova una casa. Salmo 84:3. Tornare a casa. Un passero sperduto cerca e trova casa. Questa è l'immagine che ci viene dal testo della meditazione di oggi. La perdita è un'esperienza comune a tutti. Potremmo aver perduto il matrimonio, il lavoro, la casa, la fiducia in noi stessi, la sicurezza e molto altro ancora. Gesù, però, è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto, Luca 19:10. Diversamente da noi, egli non parlava di buoni e cattivi, bensì soltanto di perduti. Sapeva che queste persone avevano smarrito la strada, perso i loro valori, la loro capacità di affrontare le situazioni, la fede e spesso anche la ragione di vita, ma, nonostante questo, è andato a cercarli. Possiamo citare, ad esempio, la donna al pozzo, con 5 divorzi alle spalle e una convivenza in atto. Il paralitico rimasto accanto alla piscina di Betesda per 38 anni, senza che nessuno andasse ad aiutarlo. Maria, che ha pianto sulla tomba di colui che amava più di ogni altro. Qualora tu fossi perduto, puoi, oggi, rivolgerti al Signore. Puoi tornare a casa, presso Dio, costruire il tuo nido e far crescere la tua famiglia all'ombra della sua protezione. Puoi sentirti pienamente sicuro accanto a Lui.